Ciao, buongiorno. In questo video voglio farti vedere un percorso che ho fatto insieme a un mio allievo che viene qua in laboratorio a fare lezioni di trompe-l'oeil da un po' di tempo. Siamo partiti da un corso base e quindi imparando le modanature, imparando tutte le regole e i principi della tecnica del trompe-l'oeil e piano piano siamo andati verso altri obiettivi. Questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme. Sono molto soddisfatto di questo percorso perché questa finta finestra da facciata con un effetto vetro, con una ringhiera e con dei bassorilievi mette un po' tutto insieme molti soggetti che in qualche modo ci danno la possibilità di andare a capire ancora di più come si esprime il trompe-l'oeil dal punto di vista appunto della prospettiva e delle luci, delle ombre e dei volumi, perché qui abbiamo tante differenze di soggetti, perché un bassorilievo si comporta in maniera diversa ad esempio da una colonnina o da una ringhiera. Imparare la tecnica del trompe-l'oeil vuol dire potersi offrire sul mercato relativamente a un settore dove diciamo gli artigiani che praticano ancora questa disciplina sono pochi e dove molto spesso quando ci si ritrova in facciata e ci si ritrova anche in interno e bisogna ricostruire delle parti decorate con questa tecnica, sono poche le professionalità a disposizione. Ti aspetto se vorrai in laboratorio per fare delle lezioni insieme a me o anche online, perché le facciamo anche a distanza relativamente ai principi e alle regole del trompe-l'oeil. Ovviamente a distanza non potremo magari lavorare su dei soggetti così, ma possiamo comunque entrare nel merito di questa disciplina che poi in autonomia puoi trasportare verso i soggetti che ami dipingere. A presto, grazie, ciao.